Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Ti rendo grazie perché sei stato la mia salvezza. Lodiamo il Signore all'inizio di questa settimana e lodiamo il Signore che ci dona l'opportunità della festa di un apostolo, San Tommaso. Dal Vangelo di Giovanni. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore, ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto? Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù parla di noi. Noi non abbiamo visto. Dunque la nostra fede genera beatitudine. Ma forse noi ci domandiamo, non saremmo più beati se come Tommaso potessimo vedere? Santa Teresa d'Avila diceva: Signore, fammi vedere almeno i tuoi occhi. Ci piacerebbe vedere Gesù. Ma allora come la nostra fede può essere forte se non vediamo? Come possiamo credere senza vedere? In questo Tommaso ci è maestro. Ripercorriamo la sua storia. Tommaso è un apostolo, ha lasciato tutto per Gesù. Per lui è pronto a morire. Vuol conoscere la strada per seguire Gesù fino alla casa del Padre. Ha subito, come gli altri apostoli, il dolore, il buio, lo sconforto della cattura di Gesù e della sua morte. Ne è rimasto sconvolto. Era chiuso nel cenacolo insieme agli altri quando la Maddalena era ritornata ad annunciare quel primo giorno dopo il sabato: ho visto il Signore? Non sappiamo. Se c'era, non ha voluto credere a queste parole di una donna, alla testimonianza di una donna. E mentre gli altri discepoli sono rimasti chiusi nel cenacolo per paura dei giudei quel giorno, quel giorno che era iniziato con la notizia strabiliante della Maddalena: ho visto il Signore, lui invece, Tommaso, è uscito, è andato via. Perché? Forse aveva meno paura degli altri, o forse gli sembravano impossibili quelle parole dette da una donna, o voleva verificare di persona, non sappiamo. Di fatto sappiamo che Tommaso si è allontanato dal gruppo che si è chiuso nel cenacolo per paura. E quando Gesù risorto si è fatto vedere ai discepoli proprio quella sera del giorno che era iniziato con la scoperta del sepolcro vuoto e della visione della Maddalena, lui quella sera non c'era. Non sappiamo dov'era. Non era insieme con gli altri e quindi non ha visto Gesù. Ma Tommaso non ha tagliato completamente i ponti con i discepoli. E quando ritorna da loro si sente dire: abbiamo visto il Signore. La reazione di Tommaso è quella di un incredulo. Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. Vedere, toccare i segni della morte infame, la morte del condannato, i segni dei chiodi e la ferita della lancia sono la dimostrazione che Gesù non può essere il Messia, non può essere il figlio del Padre, non si può morire così. Tommaso è scandalizzato dalla morte di Gesù. Per credere non sono sufficienti le parole della testimonianza degli altri apostoli. Non gli è sufficiente la testimonianza. Tommaso non si fida delle parole.
aveva abbandonato il gruppo degli apostoli e ora ancora lo abbandona nel senso che non si fida di loro. In realtà però quelle parole hanno un certo effetto. Tommaso ritorna a stare insieme con gli altri. Potremmo chiederci, Gesù, ha esaudito la richiesta di Tommaso? Voglio vedere, voglio toccare. L'ha esaudita, ma in maniera particolare. Teniamo conto il modo con cui Gesù ha esaudito questa richiesta. Gesù non si fa vedere immediatamente a Tommaso. Non risponde alla sua richiesta. In realtà Gesù aspetta altri 8 giorni. Aspetta di nuovo la domenica, il giorno che ricorda la scoperta del sepolcro vuoto e l'incontro primo con la Maddalena. E quando giunge la domenica si fa vedere, ma non si fa vedere solo a Tommaso, anzi, si fa vedere al gruppo degli apostoli. E Tommaso lo vede, Gesù, proprio perché è insieme con gli altri apostoli. Se Tommaso non si fosse unito agli apostoli, non avrebbe visto Gesù. Quindi, in certo senso, Gesù non esaudisce la sua richiesta. Di nuovo, alla domenica, si fa vedere agli apostoli. E solo perché Tommaso si è unito agli apostoli, vede Gesù e sente il suo comando. Vedi, tocca. A quel punto, Tommaso cede, cede e pronuncia la più alta espressione di fede di tutto il Vangelo, mio Signore, mio Dio. Lo riconosce Dio anche se vede un uomo con i segni della passione. Anche lui, pur vedendo, fa un salto di fede perché pronuncia appunto mio Signore, mio Dio. Tommaso così ci insegna come si può credere anche senza vedere. È il legame con la comunità che ha reso possibile a Tommaso vedere Gesù. È il legame con la comunità che rende possibile a noi, che non vediamo, giungere alla fede. È infatti la comunità che testimonia la fede degli apostoli, luogo concreto, visibile, che rende possibile la fede in ciò che non si vede. La Chiesa che trasmette il Vangelo è il luogo concreto che ci apre all'esperienza della fede senza la visione e dunque ci apre anche alla beatitudine che è legata alla fede, beati quelli che crederanno senza aver visto. Dunque, San Tommaso ci invita ad amare la comunità cristiana. È stato quando lui è ritornato in comunità che ha potuto vedere Gesù. Tommaso ci invita ad amare la comunità cristiana nonostante i suoi difetti. Amiamo i tesori della comunità, l'Eucarestia, la parola della fede che viene trasmessa e allora saremo veramente beati. Vi benedica, Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona giornata e buona festa di San Tommaso.